Dunque, qui ci prepariamo per l'esame del rientro manuale con la Soyuz che si terrà la settimana prossima. Quindi prima dell'esame c'è sempre una sessione in centrifuga per abituarci appunto a questo ambiente un po' particolare, perché durante il rientro dobbiamo in qualche modo gestire l'assetto del veicolo Soyuz, del modulo di discesa, con questi controllori. Alla fine si tratta veramente solo di premere questo pulsante, quindi o il pulsante destro o il pulsante sinistro. Questo fa ruotare la capsula sul suo asse e questo cambia la portanza, quindi vuol dire che ci allunghiamo come punto, diciamo, di bersaglio, di apertura del paracadute, oppure facciamo una traiettoria più ripida. Una traiettoria più ripida vuol dire anche dell'accelerazione, quindi un numero di G più forti. Numero di G vuol dire quanto peso io sento che mi schiaccia sul petto, diciamo 2G vuol dire che sento due volte il mio peso in questa direzione che preme. Possiamo arrivare in un rientro manuale tranquillamente anche a 5-6G, sbagliandosi anche molto di più. Thank you.